Aiuto! Mi hanno colpito! Sono armati! Voglio presentarvi il commissario dottor Domenico Malacarne, che personalmente ha affrontato i banditi questa mattina. È stata un'impresa, devo dire, eccezionale. Domenico Malacarne, commissario di pubblica sicurezza, uno dei più temuti dalla malavita milanese. Massacralo! Ma così non farà mai fortuna. Le sta a cuore la mia carriera? Certo, lei è sicuramente l'uomo più in gamba di tutta la questura. Domenico Malacarne costa allo Stato 400.000 lire al mese. La malavita paga molto di più. Ci costa 50 milioni l'anno. Vi state allargando troppo e io sto troppo stretto. Prima il caffè, poi le sigarette e adesso anche le armi. Prima 10 milioni, poi 20, ora 50. 50 milioni l'anno, il prezzo di Domenico Malacarne. Il prezzo di un poliziotto marcio. Ma come non l'ho vista? E ho visto pure che uno di quelli si aveva il papillon a palle bianche. Deve fare un verbale a Concio. Lo farò. Tu mi hai chiesto di fare sparire una prova d'omicidio. Io cerco di salvarti la pelle. La pelle? Questi tizi non scherzano. Puoi giudicare da solo, no? Ti avevamo chiesto un pezzo di carta, commissario, e non sei capace di portarcelo. Sto facendo come credo meglio. Il tuo mestiere è di fare quello che ti viene detto, perché noi ti paghiamo, e ti paghiamo molto caro. Sì, signore, sono corrotto, sono un infame, un traditore. Ho 60 milioni da parte, un amante di lusso, e quando alzo la voce tutti si schiaffano sulla tenti, e allora? Ti pagano. Ti sei venduto. Venduto, tu.